asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Dio della pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo. Eccellenza, anche quest'anno, ecco, celebriamo il Natale, il nostro Natale. Ecco, perché ha ancora senso celebrare il Natale? Ha senso ricordare, ha senso fare memoria di qualche cosa che ha impresso una svolta, che ha avuto un peso, ci ha aperto ad una dimensione. E il Natale ha fatto tutto questo e tanto altro. L'irruzione di Gesù, figlio di Dio, nella storia degli uomini è un evento straordinario. Per noi credenti è l'inizio di una nuova realtà, perché se Dio è sceso qui in terra e si è fatto come noi, vuol dire che noi abbiamo una speranza di futuro, perché Dio sta dalla nostra parte, Dio si è fatto bambino. È stato bello ieri vedere a Piazza San Pietro i bambini che presentavano al Santo Padre il bambinello. Può sembrare qualche cosa di troppo semplice, ma di fatto Dio ha usato un linguaggio molto semplice con noi, perché facendosi bambino ha voluto assumere la realtà più semplice della nostra umanità, la nostra stessa realtà, entità corporale, e lo ha fatto per stare in mezzo a noi. E questo è il senso spirituale del Natale? È per questo, perché accogliendo Lui noi riusciamo ad accogliere ogni persona. Quando più ci apriamo al mistero dell'uomo e lo facciamo guardando come ha fatto Dio, tanto più ci apriamo all'umanità, e all'umanità nel senso più ampio, superando confini, superando logiche, perché ogni persona è qualcosa di molto prezioso per ciascuno di noi. Se Dio si è piegato per venire in terra, anche noi dobbiamo fare lo stesso e non dobbiamo escludere nessuno dalla nostra esistenza, perché tutti ci apparteniamo. Così ha fatto Gesù, tutti apparteniamo a Lui, Lui appartiene a noi, e vuol dire che anche noi dobbiamo far entrare nella nostra vita i fratelli particolarmente quelli che hanno bisogno. Ecco il messaggio spirituale, che poi si traduce in atteggiamenti, in stili, si traduce in impegno per la promozione umana. Impegno che ci rendiamo conto quanto è difficile prendere e mantenere per il bene di tutti. Come parlare allora del Natale all'uomo di oggi, soprattutto alle sue tante problematiche? Ecco, non dobbiamo andare lontano, basta guardarci intorno, anche nel nostro bel Cilento, nella comunità diocesana che a lei è tanto cara. Ecco, siamo alle prese con non poche difficoltà. Allora, come parlare del Natale in questo momento alla comunità? Innanzitutto annunciare sempre il mistero, ma insieme all'annuncio, fatto di parola, fatto di cuore, fatto di attenzione alla realtà divina che ci è venuto incontro, poi bisogna stare vicino alle persone e quindi impegnarsi perché le persone accolte possano esprimere il bene che portano nel cuore. Quindi è un impegno poi che si traduce immediatamente nella vita quotidiana, stare accanto e cogliere le situazioni, i problemi, per poter cercare di dare qualche risposta, ma comunque di poter affrontare, perché già questo è un impegno importante, il sapere che qualcuno ci sta vicino. Questo credo che debba essere la spinta che ci fa andare poi verso gli altri, verso i problemi e verso le situazioni. Nel Cilento, terra stupenda, ma soprattutto comunità stupende, che
vivono ben legate, collegate di sentimenti di amore, di fraternità, ma nello stesso tempo una terra che ci dà tante difficoltà, per cui non riusciamo a vivere bene la nostra vita e anche le nostre esperienze di lavoro, di impegno sociale, proprio per le difficoltà. E allora ci vuole un'attenzione maggiore alle persone, proprio perché possiamo poi vivere bene e meglio tutti gli altri impegni della nostra vita. Natale quindi deve essere un momento di riflessione per tutti, anche a chi proprio materialmente ha in mano il futuro di questa terra. Il Natale è il momento nel quale abbiamo bisogno di fermarci per considerare bene la vita di ciascuno e particolarmente chi ha responsabilità, quindi io penso ai parroci, per esempio ai sacerdoti, ai religiosi e religiose, avere quell'attenzione particolare, sempre far crescere quell'attenzione perché tutte le persone possano fare esperienza di vita comune e di attenzione reciproca e nello stesso tempo anche di aprirsi al mondo che sta intorno senza restare chiusi nella propria realtà e a maggior ragione poi l'attenzione di tutti verso il bene comune, particolarmente chi guida le nostre comunità nella cosa pubblica. Il 25 nasce Gesù, l'arrivo del bambinello in ogni casa ecco, dove c'è il presepe, cosa deve significare l'arrivo di Gesù nelle nostre case? Credo che nel momento in cui mettiamo il bambinello nel presepe dobbiamo pensare come Gesù è posto tra Maria e Giuseppe nella mangiatoia, così anche noi dobbiamo fare attenzione a saperci collocare nel tempo che viviamo e viverlo accanto alle persone e non far sentire mai nessuno solo dinanzi ai problemi o dinanzi alla stessa vita personale o alla stessa solitudine. Allora, il suo augurio? E l'augurio che faccio a tutti è che possiamo ritemprare il nostro spirito, ritemprare quei sentimenti che ci rigenerano in questo periodo, come quelli della fraternità, dell'amicizia. Trascorreremo molte ore con i nostri familiari, con i nostri amici. Tutto questo ci aiuti a crescere sempre nella dimensione piena della nostra vita. Auguri allora di pace e auguri che la pace si trasformi sempre poi in bene per gli altri. Auguri. Grazie anche a lei.